Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Noi di Youth Law Web Radio abbiamo avuto il piacere di patrocinare e partecipare all'organizzazione di un convegno che ci piace sottoporvi e suggerirvi. Si terrà domani 23 ottobre alle ore 14 nella sala stampa della Camera dei Deputati a Montecitorio e in diretta su Web TV Camera e anche sulla nostra pagina. Qual è l'argomento? La Brexit, scenari fiscali, sfide e opportunità. Questo è anche il titolo del convegno, organizzato dal Centro Studi Machiavelli, e per questo abbiamo deciso di presentarvelo attraverso l'organizzatore, l'onorevole Simone Belli, che appunto sentiremo a momenti, e le parole del relatore, che è il dottor Gianmaria Favaloro, commercialista di Milano e Research Fellow del Working Party on Tax and Legal Matters, che ci parlerà appunto più del merito del tema. Dunque, nel suggerirvelo, andiamo ora ad ascoltare prima l'onorevole Simone Belli e dopo il dottor Gianmaria Favaloro. Buon ascolto. Silenzio in aula. Si dichiara il sistema colpevole di lentezza e complicatezza. Con il processo civile telematico, il processo tributario telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione. Sistemi, grazie all'esperienza maturata a contatto con i professionisti, offre Studio, il software che permette di gestire con efficienza le attività degli studi legali. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare. Insieme sistemiamo l'Italia. Insieme per ogni soluzione. www.sistemi.com. Abbiamo ai microfoni di Youth Law Web Radio l'ingegner Simone Belli, deputato della Repubblica, eletto nelle fila della Lega per la circoscrizione estero. Salve. Ciao a tutti i radioascoltatori. Innanzitutto la ringrazio di essere con noi e di aver accettato l'invito a venire in radio da noi. La sentiamo a margine, anzi in occasione, di un convegno che si terrà venerdì 23 ottobre presso la Camera dei Deputati, molto interessante. Di che si tratta? Il convegno ha come titolo Scenari fiscali tra sfide e opportunità. In particolare tratteremo dei regimi speciali di tassazione per i lavoratori impatriati, sì, e per i pensionati esteri e per i neoresidenti. Una cosa molto importante e che di sicuro sarà oggetto di ulteriori approfondimenti da parte nostra nelle prossime settimane riguarderà la residenza fiscale durante lo smart working transfrontaliero. Esattamente. È un argomento di scottante attualità, certo, alla luce anche appunto delle restrizioni alla mobilità internazionali a causa del Covid-19. Certo, e di interesse diffuso anche. Sì, infatti noi riceviamo tantissime segnalazioni a riguardo, tantissime persone che ci contattano per avere chiarimenti, che ne so, un italiano che era residente in Spagna, che è venuto a vivere e che è venuto temporaneamente in Italia a febbraio, sì, e poi si è ritrovato a febbraio in quarantena in Italia, è rimasto in Italia e quindi, certo, praticamente da febbraio risiede in Italia. Che cosa succede ai fini fiscali? Si può continuare a considerarsi residente fiscalmente in Spagna? Certo. O tante di queste problematiche attuali, purtroppo direi. Sì, purtroppo molto attuali, ne parleremo brevemente, perché considerate una cosa, questo è un convegno di mezz'ora. Sì. Noi abbiamo questo format ormai particolarmente rodato, facciamo convegni online, infatti questo convegno sarà accessibile attraverso la web TV della Camera, sì, dei Deputati, e
proprio essendo un convegno online visibile via web, noi riteniamo che più di 30 minuti non siano molto efficaci. Sì, direi di sì, anche perché poi appunto deve essere efficace, visto anche l'argomento. Lei peraltro, ne parlavamo stamattina, ha organizzato altri, questo convegno è organizzato dal Centro Studi Machiavelli, di cui lei fa parte, di cui lei è membro. Sì, è vero. Il Centro Studi Machiavelli è un think tank di geopolitica. Sì. Tra le altre cose, appunto, organizziamo anche questo tipo di iniziative per informare la comunità italiana e i professionisti italiani su questioni sovranazionali di stretta attualità. Esattamente, lei mi diceva che insomma ci sono stati altri convegni, peraltro ne abbiamo seguito in radio un altro a maggio, sempre legati alla residenza degli italiani all'estero, ai problemi degli italiani in Europa in particolare e nel Regno Unito ancora di più. Infatti voi avete seguito, è vero, anche un altro nostro convegno, dico nostro perché sono organizzati, certo, cioè li conduco io, però sono organizzati insomma da tutta la nostra, da tutto il nostro think tank. Lo scorso convegno fu sull'abilitazione come solicitor, sì, in Inghilterra, cosa cambia alla luce della Brexit. Infatti, perché quello è stato un convegno molto interessante, perché molti italiani, molti avvocati italiani o anche molti neolaureati italiani si trasferiscono in Inghilterra e quindi ci sono ancora dubbi, e cioè avevano dubbi su come potersi qualificare oppure portare a compimento la qualifica che stavano portando avanti come solicitor. Infatti. Beh, fa piacere che la politica si occupi anche di questi casi concreti che magari vengono facilmente dimenticati. E quindi diamo appuntamento per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a venerdì. Noi tenteremo di condividere la diretta sulla nostra pagina di Youth Law Web Radio, ma andrà, come diceva prima, andrà in onda sulla web TV della Camera. Posso fare una breve nota? Sì. Perché, allora, chiaramente io sarò un moderatore del dibattito a cui parteciperanno il dottor Gianmaria Favaloro, certo, che è un membro del Working Party on Tax and Legal Matters, che è un gruppo di ricerca internazionale, sì, italiano, ad indirizzo tributario, cioè studiano e lavorano nell'ambito tributario a livello internazionale. Lui e i suoi collaboratori svilupperanno per noi questi argomenti. Sì, che le introdurrà. Io la ringrazio e magari ci diamo appuntamento ad un prossimo convegno che organizzerete sul tema, può essere anche vicino agli avvocati, all'avvocatura. Grazie e buona giornata. Grazie mille Brigida e un saluto a tutti i radioascoltatori. Youth Law Web Radio, la voce dell'avvocatura. Abbiamo ai microfoni di Youth Law Web Radio il dottor Gianmaria Favaloro, commercialista di Milano, ma in questa nella veste soprattutto di Research Fellow del Working Party on Tax and Legal Matters. Buongiorno Gianmaria. Buongiorno a lei, grazie per l'invito. Grazie a lei per essere con noi. Abbiamo voluto contattarla per parlare di un convegno che ci è parso molto interessante, che andrà sulla web TV della Camera venerdì 23 ottobre alle ore 14, di cui lei appunto è il relatore. Parlerete di Brexit, è un convegno organizzato dal Centro Studi Machiavelli, come ci ha già detto Simone Billi, deputato della Repubblica, che l'ha organizzato e che introdurrà. Parlerete appunto di Brexit, in particolare degli scenari fiscali, tra sfide e opportunità. Ci dice qualcosa di più, visto che ne è il relatore? Sì, volentieri. Innanzitutto diciamo che il tema Brexit nell'arco di quest'anno è cambiato molto, nel senso che oltre al discorso di tutti gli scenari che dovranno essere affrontati per quanto riguarda la ridefinizione dei rapporti tra l'Unione Europea e Regno Unito, diciamo che si è introdotta la variabile Covid-19 che ha complicato ulteriormente, certo, il panorama. E in questo senso, insieme all'onorevole Billi, tratteremo
dei temi principalmente rivolti alla mobilità internazionale delle persone fisiche, sì, anche alla luce di Brexit, sì, quindi come possiamo immaginare, soprattutto per quanto riguarda i cittadini italiani residenti nel Regno Unito, sicuramente una delle alternative migliori che hanno a disposizione sono i regimi speciali, il cosiddetto per esempio lavoratori impatriati, che permette, diciamo, uno sconto su quelle che sono le imposte da pagare in Italia. Concettualmente diciamo che questo vantaggio fiscale può essere anche molto ingente, perché trasferendosi al sud Italia si viene tassati sul 10% del totale del reddito imponibile, invece trasferendosi nel nord Italia sul 30%, questa ha valenza per 5 o addirittura 10 anni. Ecco, questo sì, è per esempio uno degli esempi degli argomenti che tratteremo proprio in funzione anche del discorso Brexit. Questo perché sulla base di un libro che abbiamo appena pubblicato insieme ad altri autori, grazie alla casa editrice Walter Scluver in Italia, sì, abbiamo trattato questi argomenti sia con riferimento alle imposte indirette e dirette. Per quanto riguarda le imposte dirette, abbiamo trattato l'argomento sia guardando agli aspetti più relativi alle persone fisiche, sia quelli al lato, diciamo, corporate. Sì. Per quanto riguarda poi gli argomenti oggetto della conferenza stampa, ritorno appunto su questo punto specifico, tratteremo sia la ridefinizione dei rapporti tra Italia, tra Regno Unito ed Europa, di cui ovviamente fa parte anche l'Italia, e soprattutto ci concentreremo sui movimenti appunto degli italiani all'estero, comunque dei cittadini esteri che guardano con interesse l'Italia. In questo senso le occasioni offerte dal nostro sistema paese sono particolarmente interessanti, e allo stesso momento abbiamo anche la problematica, come dicevo, del Covid-19. Certo. Soprattutto per quanto riguarda il Covid-19, come sappiamo bene e abbiamo provato tutti quest'anno, il tema dello smart working è stato particolarmente importante. Dal punto di vista, diciamo, italiano, non abbiamo avuto particolari problematiche a lavorare da Italia su Italia, diciamo così il termine, ma ovviamente quando si è creata una situazione di smart working trasfrontaliero, quindi stiamo parlando di persone magari che lavoravano per una società estera e in virtù appunto in forza di questo periodo di lockdown magari in un paese estero hanno preferito tornare vicino alla famiglia in Italia, per certo, esempio, o viceversa, certo, quindi magari persone che estere che lavorando dall'Italia per una società italiana hanno preferito tornare nei rispettivi paesi di origine. Questo tema molto importante e poco trattato per adesso ha creato particolari problemi proprio in funzione di quei regimi speciali che le dicevo, e anche per, sì, quanto riguarda ovviamente più generale il tema della residenza fiscale. Quindi, sì, questi saranno un po' i punti di attenzione che porteremo durante la conferenza stampa. Come le dicevo appunto, soprattutto l'ultimo punto è particolarmente caldo in questi mesi, perché proprio avvicinandosi verso la fine dell'anno, ovviamente anche il legislatore, l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Economia e Finanze dovrà prendere delle linee, delle scelte ovviamente, sì, anche in linea con quello che è stato già intrapreso in ambito OCSE o da altri paesi nel mondo. Ecco, questo è un po' il quadro di quelli che sono gli argomenti che andremo a trattare. Certo, ho capito, e mi sembrano appunto, oltre che interessanti, lo sapevamo, l'avevamo appunto scelto come incontro, come convegno, anche di estrema attualità ed urgenza. Io la ringrazio, dottor Gianmaria, la saluto e magari le do appuntamento ad altre iniziative che la vedranno relatore o protagonista in qualche modo. Grazie ancora e buona giornata. Volentierissimo, grazie a voi, buona giornata e grazie ancora per l'invito. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Use Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Use Law Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.